La Galleria Misuraca di Mussomeli ha ospitato nel mese di luglio la mostra di Filippo Misuraca in arte Filkei. Geniale scultore, si tratta per lui di un ritorno alle origini, alla pittura. La mostra, dal titolo I colori di Filkei, ha raccolto gli ultimi suoi 2 anni di produzione. 5 anni fa ho lasciato la pittura totalmente per dedicarmi alla scultura, solo perché non avevo i risultati da me voluti, magari influenzato da tanti artisti e amici che avevo attorno. Sinceramente vedevo i quadri degli altri, avevano una certa profondità perché facevano, diciamo, dei soggetti paesaggistici oppure dei soggetti surrealistici. E non sono riuscito a svilupparla a quei tempi. Diciamo che ora, dopo 25 anni di occupazione, è esplosa quello che veramente avevo dentro. Sono stati 2 anni molto prolifici. Non amo passeggiare in Palermo, io ero Bavaria. Quali sono i temi delle tue opere? I temi sono il bene, il male, il giusto, lo sbagliato, il buono, il cattivo, le cose che circondano il mondo, diciamo. Nostro mondo. Tu utilizzi dei colori molto accesi. Sì. È un periodo come per esempio i vari periodi dei grandi artisti, come Può darsi, non lo quello dopo sappiamo. Picassiano, il periodo di Picasso. Può darsi, perché effettivamente io non sto sempre fermo su di una cosa, dopo un po' vado di nuovo alla ricerca della novità. Sono delle opere che si ispirano a un artista in particolare? Assolutamente no. Ho fatto molta ricerca su internet dappertutto per vedere se assomigliava a qualcuno, proprio per poter capire come definire magari questo tipo di pittura, però non ho trovato Moltissimi panorami, nessuna, non ho visto, non ho notato invece figure umane. nulla. Sì, perché penso che siano superflue in ogni caso. Sono viste e riviste già sfondate, quindi penso che la gente abbia bisogno di vedere cose nuove, cose che vengono dal profondo, dall'inconscio, da quello che può creare un colore messo in un modo particolare. Ho notato anche due tipologie differenti di tecniche. Ci sono delle opere, dei quadri che sono, come posso dire, molto rinascimentali nel senso del racconto di uno spazio, di un fondo, quindi c'è una certa geometria lineare, mettiamola così. E poi ci sono invece delle opere dove ci sono delle pennellate che sono molto, mettiamola, è una brutta parola a dire, ma molto incazzate, così. Poi periodi differenti o. Sì, sono 2 periodi differenti. Diciamo che non è che so come sono fatto io, quella giornata esce quella cosa e sono in quel modo. Spero che l'altra non sia così perché sennò sarebbe tutto. Qual è l'opera a cui tieni maggiormente? Non penso che ci sia. Non penso che ci sia. Mi confondono. Le amo, sono come dei figli. Creati in particolari situazioni dove tu in quel momento hai quello stato d'animo e quindi una per una io le riconosco, tant'è vero che 2 giorni prima di cominciare questa mostra ho dovuto titolarle perché non ne avevo titolate tante e mio figlio si è stupito del fatto che io sono riuscito a dare il titolo molto velocemente a tutte, proprio perché le ho partorite, quindi di conseguenza Perché come dei figli. so già quello che sto Hai mettendo. dato dei nomi dei figli. Ma sì, sono sensazioni alla fine che uno prova e prova a mettere su carta, diciamo così, su Ho visto tela. uno dei temi al di là, ed è sempre il concetto, diciamo, molto spirituale di quello che ci trovo. È una produzione spirituale, secondo te? Ma c'è tutto, c'è il sacro, c'è il profano, c'è lo spirituale, c'è il materiale, perché effettivamente fa parte del mio mondo in ogni caso. Siamo in un mondo dove c'è materia e siamo in un mondo dove c'è spiritualità, per chi vuole accedere a quella porta.